Sole origina la radiazione. Questa arriva sulla superficie della Terra. La Terra è sferica, è inclinata e si muove, e quindi ci sono tutte queste variazioni. Tutte queste variazioni noi le abbiamo già calcolate. Poi ci sono le attenuazioni dovute alla presenza di pulviscolo atmosferico, a particelle, a nubi. Questo sarà il risultato meno chiaro, ma soprattutto perché non è difficile, è solo complicato, perché ho dovuto introdurre vari coefficienti per calcolare questa attenuazione. Voi pensate che c'è un'attenuazione dovuta a tutti questi fenomeni qua, e supponiamo di aver risolto quel problema di calcolarli. La ricetta che io vi ho indicato per calcolare queste attenuazioni è detto: beh, prendiamo un misuratore, le misuriamo a terra, facciamo il confronto fra la radiazione che doveva esserci e quella che invece c'è, il rapporto fra queste due misure è un coefficiente di attenuazione, che in realtà io prima ho suddiviso in vari coefficienti di attenuazione a seconda dell'origine. E dopo ci sono delle formule empiriche che manipolano questi coefficienti, che sono quelle della letteratura che vi ho citato prima. A questo punto però arriviamo sul terreno, e il terreno non è piano, non è inclinato solo perché rispetto ai raggi solari, solo perché si trova ad una certa latitudine piuttosto che ad un'altra, e in una certa ora del giorno piuttosto che un'altra, ma è inclinato proprio di suo perché la topografia è complessa. Per esempio, e ci sono varie situazioni che sono legate alla complessità della topografia. Una, per esempio, è che ci sono anche le ombre. E una che se ci troviamo nel cuore di una valle, abbiamo delle montagne vicine a noi e noi del cielo vediamo solo una porzione. E allora adesso le prossime sequenze di slide sono proprio legate a vedere come teniamo conto di queste cose qua. Beh, noi come facciamo? Intanto, se la nostra topografia è inclinata, costruiamo un vettore ortogonale al piano che rappresenta la nostra topografia, e come vedete qua ho chiamato i vari punti, e costruiamo il vettore normale alla topografia. Questo è n=1. Beh, il modo in cui calcolo, beh, non il vettore, il versore, vedete, perché divido per il nodo, per il modulo. Non si può calcolare in questo modo, beh, L quadro è l'area dell'area del pixel che sto considerando. E la direzione praticamente del vettore si può, cioè nella l'x e y del vettore si possono calcolare in funzione della z, che è la quota del punto medesimo. Questa è una delle formule che può essere applicata, in particolare questa è quella che è stata implementata da Javier Corripio nella sua tesi di dottorato. Non serve in questo momento, è un'equazione alle differenze che è una stima di com'è del vettore normale. Beh, una cosa che potreste fare subito è rappresentare in un certo territorio questo vettore normale, come si trova e qual è la sua intensità, no? Con un GIS dovreste implementare questa formula, nel GIS non c'è, ma se lo implementaste, e non è difficile, ottereste una immagine di questo tipo qua. A questo punto, rispetto alla nostra superficie, il vettore solare è orientato, per esempio, in quella direzione che vedete. Se il vettore solare... Beh, ma voi a questo punto dovreste già sapere la risposta. Come calcolo? Come
come faccio a calcolare qual è la porzione di radiazione che mi arriva su questa superficie che è orientata secondo questo vettore normale qui. Devo decalcolare il coseno fra i due angoli, esattamente come avevamo fatto prima sulla superficie terrestre. Beh, il vettore solare è quello definito da prima, declinazione angolo orario e latitudine. Il vettore n, a questo punto, rispetto al quale dobbiamo fare la proiezione, non è più l'asse z, ma è questo vettore qua di cui vi ho dato prima la formulazione. Quindi ho questi due vettori, faccio il prodotto, ottengo il coseno dell'angolo, che dopo il coseno dell'angolo lo posso rappresentare in gradi, lo posso rappresentare in radianti, lo posso rappresentare in vari modi che avete già visto, ma il risultato è uguale a prima, cioè l'attenuazione che la mia radiazione ha su una superficie che è inclinata è data dal coseno dell'angolo tra la normale della mia superficie e il raggio solare, la direzione del vettore solare. Quindi, la formula rimane inalterata rispetto a quella che avevamo già vista, ma cambia il modo in cui la calcoliamo, evidentemente. Perché a z l'angolo che rappresenta lo zenith, adesso sostituiscono il vettore normale alla superficie. Semplice, bello. Un tiro sospiro di sollievo dopo tutti quegli angoli, quelle trasmittanze, quei coefficienti, tutte quelle cose che avevo visto prima. Come prima. Ad ogni modo, non è solo un problema di inclinazione, ma è un problema anche di ombre. Come avviene? Ombre, per esempio, quindi dobbiamo introdurre un coefficiente psi con s, qui l'ho chiamato, che in qualche modo mi dica se un corpo è in ombra o se un corpo è alla luce diretta. Se è alla luce diretta riceve radiazione solare diretta, e questo spiega anche il nome. Se non è radiazione diretta, riceve solo radiazione diffusa. Il sole sta di là, noi siamo orientati a nord, qua il sole non lo vediamo, però è chiaro, quindi noi vediamo da questa parte solo radiazione diffusa, ne vediamo tanta anche. E quindi il calcolo della radiazione del punto differisce se noi siamo in ombra oppure no. E quindi bisogna calcolare le ombre. Il sistema che voi avete in mano calcola anche le ombre. È una cosa che nei film che noi vediamo adesso è fatta in ogni momento, perché questo ray tracing si chiama, in cui non so, tutti i corpi, non so, in questi film in cui animati o anche molto realistici, in cui ci sono questi paesaggi, naturalmente tutti i corpi proiettano le ombre a seconda delle fonti di luce alle quali sono soggetti e lo fanno. Questa operazione di ray tracing si può fare, il vostro programma lo fa, e quindi ne teniamo conto. Però non è una cosa così banale. Quando io ho cominciato, una ventina di anni fa, ho detto adesso voglio costruire un modello idrologico a partire dai fondamenti, qui per esempio parto dalla radiazione, la radiazione mi serve per il bilancio di energia, mi serve per il bilancio della neve, mi serve per l'evapotranspirazione e così via. Beh, cominciamo intanto a calcolare la radiazione. E ci ho messo di più a calcolare la radiazione che a calcolare tutto il resto, in retrospettiva. All'inizio mi sembrava di non riuscire mai a superare questa fase iniziale, perché effettivamente è molto complesso fare tutte queste cose. Però calcolare la radiazione in modo corretto
e anche la fase, come dire, preliminare per calcolare il bilancio idrologico corretto, perché almeno due o tre parti di tutto il bilancio dipendono dalla radiazione. E se io, per esempio, in un posto in ombra dico che c'è radiazione, evidentemente la neve si scioglie prima e le piante crescono in modo diverso e la risposta è del tutto diversa del mio sistema. Quindi questa è la ragione per cui io mi sto dilungando su tutto questo. C'è anche l'altro effetto, che la cosa me ne faccio della radiazione diffusa. Io non vedo il sole direttamente. Dove sono in luce diretta, sono illuminato dal sole. Ma la radiazione diffusa che io ricevo, da dov'è che la ricevo? Beh, la ricevo dalla porzione di cielo che mi è visibile. Questa porzione di cielo, in inglese sky view factor, è questa cosa qua. E poi qui ci sono tutti i vari componenti di diffusione, a volte esagero, ne ho messo addirittura tre qui. Questa è la porzione di cielo che è visibile, per esempio, in questo punto. Noi siamo in montagna, abbiamo a che fare con bacini montani. L'angolo di vista è sempre inferiore a 2 pi greco sfera radianti, cioè 2 pi greco, 4 pi greco sfera radianti è una superficie sferica, no? In teoria, se io vedo all'orizzonte tutto fosse piano, ne vedo 2 pi greco, ma questo ne vedo una frazione inferiore. Quella lì, se io mi sposto sulla montagna, qui la radiazione diffusa mi viene da questa parte qua. Quindi la mia radiazione totale è almeno composta da due parti: una parte della radiazione diffusa, che è però regolata dalla porzione di cielo visibile, e una parte di radiazione diretta che invece è regolata dal coefficiente che mi calcola non mi calcola le ombre. Si connesse, poi lo possiamo chiamare in qualsiasi altro nome, e così via. Ovviamente quella lì è la parte di radiazione che mi arriva finalmente sul terreno. Ad ogni volta che fossimo lì arrivati a calcolare tutta la radiazione sul terreno, c'era sempre un invito che c'era qualcosa che mi diceva che la radiazione non era esattamente quella parte, perché una volta l'angolo è la cosa inclinata, una volta ce ne sono le ombre, una volta non vedo la radiazione, il sole diretto perché stava dall'altra parte. Però quando colpisce finalmente la superficie, e qui ho cambiato i nomi, quella lì si chiama air short wave, una parte viene riflessa indietro, è l'albedo delle superfici che colpisco. E quindi devo tener conto anche dell'albedo alfa con A, che mi riflette le superfici. La neve ha un albedo altissimo, 0,9 appena caduta. Tutta la radiazione short wave viene mandata indietro. Ho fatto un casino di calcoli, scusatemi la parola, ma ne ho usate anche di peggio, e per poi buttarne indietro il 90%, per esempio, con la neve. Normalmente la Terra è abbastanza scura comunque, quindi riceve quasi tutta. La radiazione upwelling, quella che torna indietro, downwelling, quella che va giù, è 1 meno alfa, dove alfa è l'albedo, e lì ho esplicitato tutta la mia varia espressione con tutti i coefficienti di attenuazione che mi sono serviti, di cui ho parlato in quest'ora, in cui mi sono dilungato. E finalmente ottengo una mappa di radiazione. Così anche voi sarete in grado di calcolare la mappa di radiazione, che serve per il ciclo idrologico. Ma se voi siete più interessati alla radiazione per mettere i pannelli solari, con gli stessi strumenti vi calcolate anche la radiazione sul vostro pannello solare giorno per giorno, e in teoria, facendo uno studio, diciamo, meteorologico appropriato, sapete il grado di copertura nuvolosa medio, però qua siete in grado di fare un calcolo serio anche perché tiene conto di questo tipo di attenuazione.
L'albedo naturalmente è molto, qui sono categorie di albedo, l'asfalto ha un albedo bassissimo, assorbe quasi tutto, soprattutto quello fresco, che è bello nero, scuro. E certe forme di lava sono scurissime e quindi assorbono praticamente tutto. La neve fresca 0,90, allora, le foreste sono scure, hanno un albedo bassissimo e così via. Un'altra cosa di cui tener conto in realtà è che voi dice è finita. Quando è che finisce questa storia qua? Beh, è una storia che è destinata a durare molto, anche perché molte delle misure che adesso facciamo le facciamo attraverso la radiazione. Tutte le misure di remote sensing, di telerilevamento, sono fatte attraverso la radiazione nel campo visibile, nell'infrarosso vicino, nell'elettromiografia, in varie cose. Beh, anche sono misurazioni fatte con strumenti attivi, quindi in cui si manda radiazione, si riceve il backscattering della radiazione. Però, diciamo, questa per esempio è la radiazione. Un'altra cosa di cui vi voglio parlare è che in realtà dovremmo considerare lo spettro, anche la variabilità della risposta radiativa in funzione della lunghezza d'onda, perché i diversi elementi che vengono colpiti e riflettono hanno una riflettanza diversa. Le piante, a seconda dello stato vegetativo, riflettono in maniera diversa. L'acqua riflette in maniera diversa della sabbia. La neve riflette in maniera diversa della sabbia. Senza farla troppo lunga, questo significa che ognuno di questi elementi ha una sua firma spettrale, si chiama. E quindi sono la firma spettrale di vari elementi, di erba, di un lago, e a seconda delle varie lunghezze d'onda la risposta qui è diversa. Il fatto che noi le riconosciamo degli elementi a partire da misure di remote sensing è legato al riconoscimento di queste firme spettrali. Solo per questo ho messo questa cosa qua. E tutti, ci sono naturalmente tutta una serie di fattori che influiscono sulle firme spettrali, di cui il buon remote sensor tiene conto. E finalmente giunge al suolo e cambia l'acqua in vapore, il ghiaccio nell'acqua e così via. E ce l'abbiamo praticamente fatta. In realtà ho anche delle altre cose da mostrarvi, adesso non so dove siano.